Ciao a tutti, ancora un video intervista con la bellissima Liscia, nonché diva del tubo, sì. Cantante youtuber, andate a vedere la sua canzone, cattiva ragazza. Allora Massimo, vuoi sapere la cosa più strana che ho fatto a livello sessuale? Sì, parte così, come potrei dire di no, alla diva che viene pure in avanti. Però potrebbe un po' spaventarti questa cosa, perché... Va bene, sono seduto qua, quindi... stai seduto che... per meglio. No, però immagino in questo video vogliamo parlare anche per dare un po' un'opinione tua, sì. Che comunque sei un po' esperto di sessualità, eccetera. A me è capitato di avere esperienze di strap-on, insomma. Strap-on. Cioè, ho straponato degli uomini, anche se... Traduciamo per chi non... Allora, lo strap-on è la cintura fallica, no? La cintura comunque... Col infatti, col pene. Hanno capito. Che tu indossi abitualmente, diciamo. fa parte integrante del mise della diva. E praticamente ho avuto delle esperienze in cui, anche se sono state esperienze di video, perché ricordiamo, io sono un'attrice fetish, una modella fetish. Sì. E come hai fatto a infilarli con degli attori? No, nel senso che io... ho fatto dei video con degli attori in cui ho fatto la parte dell'uomo, insomma, con lo strap-on, e mi è capitato di inculare degli uomini. Ok. Ma attori, diciamo, che lo facevano per piacere o per... Loro ti dicono lo faccio per soldi, per fare il video, insomma, però poi alla fine se te lo prendi in culo, te lo prendi in culo, sì. Non è che lo puoi fare, quindi... Andavano abitualmente con donne? Allora adesso voglio un attimo spiegare, io ho avuto queste esperienze, due esperienze, solo per fare i video, perché normalmente non mi metto ad inculare gli uomini, non mi interessa, anche perché noi donne non abbiamo nessun godimento ad inculare un uomo. Con un fallo finto, quindi io l'ho fatto solo per esigenze di fare dei video. Tipo ti legavi alla vita, diciamo. Te lo leghi alla vita, sì. Però al di là di quell'esperienza che ho avuto io, che è stata simpatica, diciamo che è pieno, questo è quello di cui volevo parlarti, pieno di uomini etero, che si professano etero, che però poi se lo prendono nel culo, perché a me capita tantissimo, io conosco tanti schiavi, quindi ho anche tante richieste di video, fai questo video, fai quell'altro, e video ovviamente che sono in vendita, e molti hanno proprio il sogno erotico di essere sodomizzati o dai trans o da una donna. Poi se gli dici ma un uomo, alcuni ti dicono che ci sono anche andati, perché sono bisessuali evidentemente. Altri dicono no, assolutamente, io non sono frocio, io solo con le solo dalle donne mi faccio inculare. Sì, ho capito che tu dici che è una foto omosessualità. Però se io ho un cazzo e te lo metto nel culo, è chiaro che non sei. No, è un'omosessualità non accettata, perché se l'accettassero avrebbero rapporti. Sì, che poi non c'è niente di male, questo diciamo. No, non c'è niente di male. Non c'è niente di male. Tutto quello che si fa tra adulti. Io sono contro. Io sono consenzienti, diciamo. Io sono contro l'omofobia, ovviamente. Però una cosa che non mi piace, mi dà un po' fastidio, no? Sono questi uomini che si professano etero, che magari hanno fidanzate, mogli, e poi chiamano la trans, e poi frequentano di nascosto i trans, oppure chiamano la mistress e chiedono di essere inculati con lo strapon. C'è una cosa, comunque, una mancanza di rispetto verso le loro fidanzate e mogli. E poi è un come un non accettare se stessi, perché poi si può anche essere bisessuali, non vuol dire essere che uno deve per forza essere... possono piacere le ma donne, ma secondo te provano piacere o godevano nella sofferenza? No, no, godono. Sì. Godono, cioè proprio gli piace prenderlo. E gli piace prenderlo e godono, e quindi è un piacere. Adesso... hanno anche un'eccitazione mentre lo... E questo non ho verificato però... dobbiamo farglielo far rifare un'altra volta, per verificare. Per verificare, insomma. E dipende, secondo me alcuni sì, altri no. E quali sono le richieste più strane del mondo dei del fetish che ti vengono fatte? Beh, questa è una richiesta strana. Vabbè, i calci nelle palle ne abbiamo parlato ampiamente. Sì. Ad esempio i piedi, no? Tu dici, vabbè, il piede ci può stare che piaccia perché è bello, è sexy, anche a me si vede un bel piede, di qua che bel piede.
Però al feticista piace il piede zozzo e puzzolente. Questa è una cosa un po' strana, no? Tu dici perché? Perché ti piace il piede sporco, L'umiliante. con i calli oppure con le dita, sai, quei piedi un po' Dita imperfetti. storte. A loro E tu come piacciono. fai, quindi? E io, siccome ho dei piedi abbastanza belli, cioè belli, Sì. tenuti bene, vabbè, Te li imbruttisci. sporcarli in qualche video è un attimo. Sì. Però io vendo meno rispetto a quelle che hanno i piedi brutti. E infatti mi focalizzo non tanto sui piedi nei miei video, Certo, ma questa qua è perché una cosa interessante. sì, vendo meno A quelli che hanno i rispetto piedi a chi ha i tutti piedi brutti, grossi, lunghi, scheggianti. volgari. Sì, Esatto. quindi se avete dei piedi brutti sapete Fate che video fetish, potete potete. farci. E beh, ma nel fetish, ad esempio, beh, parliamo del fetish delle ciccione, ad esempio. Può dire ciccione, vabbè, ciccione. E, le donne grasse, in sovrappeso, proprio obese, piacciono tantissimo ad una Sì. certa categoria di feticisti, e quindi Quindi c'è spazio loro, per tutte, sì, se voi diciamo. siete grasse, avete la pancia, no? Fate i video della pancia, vendono tanti, che Ma fate vedere la pancia, senti un po', pancia, invece, so cioè. che molti uomini, ad esempio, amano farsi fare la pipì Sì, il addosso. piercing. È capitato questo? E no, non mi è mai capitato, cioè mi è capitato, richieste ne capita, Beh, sinceramente quella è una cosa che, poi ripeto, io non incontro dal vivo, ho avuto sì. qualche esperienza con persone fidate, così, però non lo farei, mi fa schifo, cioè, perché Ok, anche se ho capito che io e lui, però la sola idea mi fa schifo, sì, ti perché vergogni un po', insomma, questo. sì, a parte che io non mi faccio mai vedere nuda, al massimo al seno, però vabbè. Però non mi sono mai fatta vedere nudo integrale, o comunque se sono nuda, però sono coperta, sai, vedo, non vedo, così. E sinceramente non lo farei, perché tanto mi vergognerei con quello lì che mi vede, cioè, perché devi essere nuda per farlo, e poi non farei mai in video una cosa così, è proprio una cosa che fa un po' schifo. Quindi no, non sono tanto per queste pratiche. A me fanno schifo tutte quelle pratiche che anche sputare mi fa schifo. Ci sono quelli che vogliono farsi sputare addosso, a me fa schifo perché tutte quelle pratiche che prevedono uno scambio di liquidi, così, a me Niente. fanno schifo, cioè, sono cose che Tu posso un esempio proprio. fare anche gli scambi di coppie, queste cose Sì, qua. vabbè, lì siamo proprio nel peggio, no, lì, cose che Sono proprio. io, inammissibili, cioè, inammissibili. Eppure ci sono tante ragazze che magari hanno il fidanzato che si chiama cuckold, questa cosa. Cornuto, hanno il fetish dell'essere cornuti. Pensate, Cornuti. questo. Sì, molti uomini godono ad essere cornificati, allora mandano la moglie con altri, questa qua poverina. Cioè, ci sono tante donne che poi sai che noi donne quando siamo innamorate facciamo. Ci sono tante donne che magari sotto insistenze del marito. Vanno. Perché il marito gode a vedere la moglie, la fidanzata che va con altri, Quindi capito? voyeurismo, diciamo, quello. Sì, voyeurismo però sulla loro moglie, quindi comunque il fatto di essere lì è un turbamento Eh della beh, Madonna, no? quello. E invece ti devo chiedere questo, se ti innamorassi di un attore porno, chiaramente, poi Sì. saresti geloso del fatto che lui ha E questa io lo azione? sai che ho avuto questa esperienza. La domanda era. Poi non è proprio attore lui, insomma. Un coglione, però ho avuto l'esperienza purtroppo, però c'è da dire che cioè, di un attore che so che già fa porno non lo guarderei Così, neanche, ah, no, non guarda cioè no, neanche. perché so che fai quello, se mi innamoro di te lo accetto, perché sono scema Però se uno io. inizia a fare porno dopo che E a conosce me è te, capitato quello, vuol dire che che lui ha non iniziato a è fare porno. soddisfacente, deve pure fare porno, per, cioè non lo vivresti come Lo vivrei, io l'ho vissuto ed è una cosa, cioè la gelosia a livelli, anche se è lavoro, perché lì è lavoro, Ma tu come femmina ti però. senti, come dire, cioè ti vedi positivamente, proprio come femmina capace di sedurre un No, sinceramente non mi pongo questo uomo? Non problema ti perché pone non ho problemi. l'interesse di sedurre. Cioè, non sono una di quelle che hanno l'interesse di. Perché tante lo fanno anche per appagare una propria autostima, appagare un'insicurezza, il fatto di sedurre tanti uomini. Io non faccio niente, non ho Non fai mai niente, sedotto un uomo, sì. non Sì,
non mi interessa, quindi non, una cosa che proprio non mi Quindi interessa questo fare. ruolo da super femmina non ti servisce, insomma. No, no, cioè proprio non mi frega niente di... Cioè sono gli altri che devono impegnarsi a sedurre me, che lì è veramente tosta. Però io non sono una seduttrice, cioè nel senso non sono una seduttrice. Poi se seduco senza saperlo non lo so, Sì, non sai, questo non lo la so seduttrice nemmeno. naturale, diciamo così. Però non sono una che fa, si mette lì le tecniche perché vuole conquistare uno, a me frega niente di conquistare nessuno che si sta tanto bene da solo. Possiamo fare un video della vita da single. Sì, va bene, Qua d'accordo. continuiamo a far video, ragazzi. Ciao a tutti, al prossimo video, Ciao. ciao. Ecco, facciamo.